Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume undicesimo, capitolo 74, 5 aprile 1914. Continuando il mio solito stato, il mio adorabile Gesù si faceva vedere dentro un'immensità di luce. Ed io nuotavo in questa luce, sicché me la sentivo scorrere nelle orecchie, negli occhi, nella bocca, in tutto. E Gesù mi ha detto: figlia mia, chi fa la mia volontà, se opera, l'opera diventa luce. Se parla, se pensa, se desidera, se cammina, eccetera, le parole, i pensieri, i desideri, i passi si cambiano tutti in luce. Ma la luce è attinta dal mio sole, sicché la mia volontà tira con tanta forza chi fa il mio volere, che la fa girare sempre intorno a questa luce. E come gira, più luce prende, che la tiene come rapita in me. Capitolo 75, 10 aprile 1914. Questa mattina il mio sempre amabile Gesù è venuto crocifisso e mi partecipava alle sue pene e mi ha tirato a sé tanto nel mare della sua passione che quasi passo per passo lo seguivo. Ma chi può dire tutto ciò che comprendevo? Sono tante cose che non so da dove prendere. Dico solo che nel vedergli strappare la corona di spine, le spine mantenevano il sangue per non farlo del tutto uscire. Nello strappare la corona di spine, quel sangue sboccato fuori, da quei piccoli fori, e pioveva a larghi rivi sulla faccia, sopra i capelli, e poi andava scendendo su tutta la persona di Gesù. E Gesù: figlia, queste spine che mi pungono la testa, pungeranno l'orgoglio, la superbia, le piaghe più nascoste delle creature, per far uscire fuori il pus che contengono, e le spine intinte del mio sangue le risaneranno e restituiranno la corona che il peccato aveva loro tolto.
Poi Gesù mi faceva passare ad altri passi della passione, ma io mi sentivo trafiggere il cuore nel vederlo tanto soffrire, e lui, quasi per sollevarmi, ha ripreso a parlare del suo santo volere. Figlia mia, il mio centro sulla terra è l'anima che fa la mia volontà. Vedi, il sole sulla terra spande la luce ovunque e vi tiene il suo centro. Io nel cielo sono vita di ciascuno dei beati, ma vi ho il mio centro, il mio trono. Così in terra mi trovo dappertutto, ma il mio centro, il luogo dove erigo il mio trono per regnare, i miei carismi, le mie compiacenze, i miei trionfi ed il mio stesso cuore palpitante, tutto me stesso, si trova come in proprio centro, nell'anima che fa la mia santissima volontà. Tanto è immedesimata con me quest'anima che mi diventa inseparabile. E tutta la mia sapienza e potenza non sa trovare mezzi come disgiungersi minimamente da lei. Poi ha aggiunto: l'amore ha le sue ansie, i desideri, gli ardori, le sue irrequietezze. La mia volontà è il riposo perpetuo. E sai perché? Perché l'amore contiene il principio, il mezzo e la fine dell'opera. Quindi, per venire a fine, si suscitano le ansie, le irrequietezze. Ed in queste molto d'umano si mescola ed imperfetto. E se le creature non uniscono passo a passo volontà mia d'amore, povero amore, come resta disonorato anche nelle opere più grandi e più sante. Invece la mia volontà opera in un atto semplice, dando all'anima tutta l'attitudine dell'opera alla mia volontà. E mentre la mia volontà opera in lei, riposa. Quindi, non operando l'anima, ma la mia volontà in lei, non ci sono ansie né irrequietezze, e le anime sono scevre da qualunque imperfezione. Capitolo 76, 18 maggio 1914. Sentendomi oppressa, stavo in atto di essere sorpresa dalle velenose onde della turbazione. Il mio amabile Gesù, mia sentinella fedele, subito corso ad impedire che la turbazione entrasse in me, e sgridandomi mi ha detto: figlia, che fai? È tale tanto l'amore e l'interesse che tengo di mantenere l'anima in pace, che sono costretto a fare miracoli per conservare l'anima in pace. E chi turba queste anime vorrebbe farmi fronte ed impedire questo mio miracolo tutto d'amore. Quindi ti raccomando di essere equilibrata in tutto. Il mio essere è in pieno equilibrio in tutto, e mali ne vedo, ne sento, amarezze non mi mancano, eppure non mi squilibro mai. La mia pace è perenne, i miei pensieri sono pacifici, le mie parole sono melate di pace. Il palpito del mio cuore non è mai tumultuante, anche in mezzo ad immense gioie ed interminabili amarezze. Lo stesso operare nell'atto de 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 lo stesso operato delle mie mani nell'atto di flagellare scorre sulla terra, inviluppato nelle onde di pace. Sicché se tu non ti conservi in pace, stando nel tuo cuore, mi sento disonorato. Ed il mio modo ed il tuo non vanno più d'accordo, sicché mi sentirei in te inceppato di svolgere i miei modi in te, e quindi mi renderesti infelice. Sono le anime. Solo le anime pacere sono i miei bastoni dove mi poggio. E quando le molte iniquità mi strappano i flagelli dalle mani, poggiandomi a questi bastoni, faccio sempre meno di quello che dovrei fare. Ah, se mai sia, mi mancassero questi bastoni, mancandomi gli appoggi, manderei tutto in rovina. Bene. La seconda parte del secondo capitolo e il terzo sono dei nuovi pezzi veramente magistrali e straordinari di questi scritti di cielo, straordinariamente istruttivi, e penso che soprattutto alcune espressioni che abbiamo da poco letto nel terzo capitolo sarebbe assai bene trascriverle e metterle in un posto assai visibile, e utilizzarlo come criterio di discernimento assoluto, sia di quello che avviene in noi, e quindi del nostro operato, ma sia di quello che avviene intorno a noi, specialmente
in questi tempi di, chiamiamoli così, tumulti ecclesiali che si vedono da più parti. Le parole che Gesù dice sono assolutamente inequivocabili e proprio come un vero giudizio, giudizio nel senso etimologico del termine, ius dicere, cioè dire il giusto, tagliano in due e mettono nella verità e smascherano, come dire, tutti quanti i modi assolutamente non consoni di parlare, agire e operare dentro la Chiesa, nonostante tutto quello che possiamo percepire, vedere, sentire, eccetera. Penso che già durante la lettura ad un ascoltatore attento sia immediatamente balzata agli occhi evidente questa realtà. Comunque, come sempre, procediamo con ordine e poi ci arriveremo. Primo breve capitolo. Luisa circondata di luce. E l'anima che fa la divina volontà, come dice Gesù, gira sempre intorno a questa luce e più gira, più luce prende ed essendo presa da questa luce la tiene rapita in me. Attenzione perché questo essere luce, sappiamo che il termine luce, così come il sole, San Giovanni nel Nuovo Testamento dice chiaramente Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. E poi spiega, no? Se diciamo che siamo nella luce e non amiamo il nostro fratello, per esempio, noi siamo nelle tenebre. D'accordo? Quindi questa luce che, come dire, circonda l'anima che vive nella divina volontà, che fa la divina volontà, non è altro che una grandissima santità, unita anche a una grandissima chiarezza, diciamo così, intelligenza e mentale, discernimento e serenità. Dentro questo termine luce possiamo sintetizzarci insieme tutte queste cose. E conseguentemente c'è un alone di luce, no? Che traspare dalle anime che fanno la divina volontà. Noi sappiamo bene, per esempio, che i santi canonizzati, no? Che quando vengono rappresentati pittoricamente, appunto vengono rappresentati come con l'aureola in testa e con quell'alone di luce in cui sono avvolti, no? Le anime che fanno la divina volontà non si vede questo alone di luce, ma si percepisce. Si tratta di anime solari, di anime luminose. E chi ci sta a fianco lo percepisce perché sta bene. Questa luminosità viene trasmessa nella grande pace, nella serenità, nella gioia, nella propositività che trasmettono queste anime. E queste anime chi gli sta intorno. È una cosa molto molto bella. Il termine luce. L'essere luce tanto quanto si vede nella divina volontà. Secondo capitolo. Gesù mostra drammaticamente a Luisa e a tutti noi gli effetti della coronazione di spine. Quindi la sua drammaticità e il perché li ha vissuti. Queste spine pungeranno l'orgoglio, la superbia e le piaghe più nascoste delle creature. E le spine intinte del mio sangue le risaneranno e restituiranno la corona che il peccato aveva loro tolto. Allora, queste parole ci devono far pensare, questo noi dobbiamo esserne convintissimi, che non c'è stato nemmeno un pugno, d'accordo, che Gesù ha ricevuto, nemmeno uno sputo, nemmeno uno schiaffo, nemmeno una caduta, nemmeno un oltraggio, una parolaccia, zero.
di tutto quello che è avvenuto, intensificandosi, no, dalla sera del Giovedì Santo fino alla morte, che non sia stato assolutamente, come dire, utile, necessario, motivato dall'unica ragione di distruggere qualche forma di male. Cioè, dobbiamo sempre ricordare che la misericordia di Gesù, specialmente quando ci confessiamo, i peccati che abbiamo commesso li distrugge proprio. Cioè, come il male è una fabbrica, d'accordo, di male, di armi. Immaginiamo, avete visto quando ci stanno i paesi integralisti che hanno le fabbriche di armi. E allora come dire, gli avversari politici che fanno? Fanno i raid mirati perché devono mandare qualche missile, non a far male alla gente, ma almeno a distruggere le fabbriche di armi, in modo tale che quelle armi non si fabbrichino più. Ecco, noi dobbiamo pensare che la passione di Gesù è stato un lanciamissili. Perché? Perché tutte quante le nostre fabbriche di male, di armi, che sono i peccati, potessero essere distrutte. Il problema è che qui non si tratta di missili e di schiacciare un pulsante da un aereo. Qui si tratta delle pene inaudite che ha vissuto nostro Signore per questo. Attenzione sempre ad accostarsi con profonda fede e anche con profondo amore al mistero della passione, in particolare alle 24 ore della passione, e a farle sempre con estrema attenzione e partecipazione. Qui non stiamo giocando, qui non stiamo scherzando, eh. Quindi il prezzo della nostra redenzione è stato altissimo. Gesù è contento di averlo versato, ma è stato altissimo. E di questo dobbiamo esserne consapevoli. Poi Gesù, dopo questa, come dire, intro, potremmo dire, passa di nuovo a fare una digressione stupenda sull'anima che fa la divina volontà, chiamandola il suo centro sulla terra. Dice sì, io mi trovo dappertutto, lo sappiamo dal catechismo. Il catechismo di San Pio X era molto nozionisticamente esplicito, diciamo così, no? Cioè, che significa che Dio è immenso? Che Dio è immenso significa che Dio è in cielo e in terra e in ogni luogo. Oppure, se uno preferisce la formula ancora più breve, tutto e dappertutto. Però, dice, in cielo c'è un luogo dove Dio si trova per antonomasia, no? Che appunto il centro, tra virgolette, il luogo, insomma, quello che la tradizione ha chiamato il cielo empireo, insomma, no? E sulla terra dov'è il centro propulsivo dove Dio si trova? L'anima che fa la sua santissima volontà, lo dice Gesù. È da lì che si erige il trono per regnare, lì si depositano carismi, compiacenze, trionfi, cuore palpitante, tutto me stesso. Cioè, fare veramente la divina volontà significa avere questa gioia immensa di essere questo centro della vita di Gesù sulla terra. Una volta lui disse a Luisa: tu sei il mio paradiso sulla terra, l'abbiamo già meditato, ma un'anima che si sente rivolgere una frase di questo genere, ma dovrebbe impazzire, dovrebbe, no? Insomma, dice, tanto è medesimata con me quest'anima che mi diventa inseparabile. Dice, e qui poi scherza un po' Gesù, no? Fa un po' un'ironia divina. Dice, tutta la mia sapienza e potenza non sa trovare mezzi come disgiungersi minimamente da lei. Non sarei buono a staccarmi da un'anima di tal fatta, dice, no? Ecco, attenzione. E poi però comincia a introdurre un tema che poi sviluppa ulteriormente nel paragrafo successivo, e cioè che dice che l'amore, qui parla dell'amore in generale, ha le sue ansie, i desideri, gli errori, gli ardori, le sue irrequietezze. Invece la mia volontà è riposo perpetuo. Attenzione. Perché l'amore è fatto così? Perché l'amore, spiega Gesù, tende al fine, quindi l'amore tende all'unione con l'amato. Se l'amato non c'è, o se, in qualche, se si mette qualche intoppo, qualche inceppatura, cominciano le ansie, i desideri, gli ardori. Attenzione però. Quindi per venire a fine si suscitano ansie, irrequietezze, ed in questo molto d'umano si mescola. Invece quando divina volontà ed amore vanno pari passo, che succede? Oh. Succede che non ci sono ansie né irrequietezze, e l'anima è scevra da ogni imperfezione.
anche quando, Luisa l'ha visto tante volte, Gesù non c'è? Gesù non c'è, io lo desidererò, certamente, con ardore, ma senza ansia. Lo desidererò tanto, ma senza che questo comporti inquietudine o molestia. È semplicemente, come dire, un gioco d'amore. Perché io so che se adesso Gesù non c'è, perché non ci vuole stare. So al tempo stesso che Gesù non ci sta anche per essere desiderato. E so che tornerà quando lui vorrà. Quindi la sua assenza non mi mette nell'inquietudine e nell'ansia. Il desiderio che ho di lui, essendo regolato dalla sua volontà, non mi metterà nell'agitazione o nell'irrequietezza. È molto importante questa cosa. Cioè, anche quando agiamo per amore, pensiamo per esempio, no? Facciamo sempre qualche esempio. Giacomo e Giovanni, quando, come dicono i Vangeli, andarono in un villaggio di Samaria e sbatterono fuori malamente Gesù, quindi li rifiutarono a malo modo. Questi dicono: senti Signore, ma vuoi che, venga, che preghiamo come Elia, che venga un fuoco dal cielo e li incenerisca? È chiaro che loro erano mossi dall'amore a Gesù, non è che volevano, che odiavano queste persone o erano guerrafondai. Hanno visto umiliato, mortificato, maltrattato Gesù, tanto lo amavano e volevano in qualche modo, come dire, farci qualcosa. Chi muoveva quella frase in realtà era l'amore. Però è un amore, come subito, disgiunto dalla divina volontà, perché la divina volontà non vuole che si reagisca in questo modo ad un sopruso, ma vuole che lo si offra per amore di Dio. E quindi Gesù si volta e li rimprovera, dice: va bene l'amore, però questo amore è molto umano e io non voglio l'amore molto umano, io voglio l'amore divino. Ecco, quindi quando mi cacciano dal villaggio di Samaria, la prossima volta mi vieni vicino e mi fai un bel abbraccio e mi dici: non ti preoccupare Gesù, ci siamo noi ad amarti per tutti, senza invocare il fuoco dal cielo sul villaggio di Samaria. Ecco, e a questo proposito veniamo, fermiamoci qualche istante di più sul terzo ed ultimo capitolo, perché riprende alcune cose, ma le veramente sviluppa in maniera formidabile. Allora, abbiamo visto che innanzitutto l'anima che fa la divina volontà non è ansiosa né irrequieta. Adesso dobbiamo aggiungere che l'anima che fa la divina volontà è equilibrata. 40 sottolineature di matita rossa e è paciera, pacifica. Pacera e pacifica, cioè la pace la ce l'ha e la vive. E la pace la fa e la porta. Pacere e pacifica. Quindi la pace dell'anima non dobbiamo perderla mai e per nessun motivo. Sentiamo le parole di Gesù. E ogni volta, questo dobbiamo, basta leggere gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, questo dobbiamo darlo non per certo, per più che certo. Appena tu senti che stai perdendo la pace interiore, che sorge il turbamento, devi darlo proprio, devi essere più sicuro di questo, che 2 più 2 fa 4. Dio lì non c'è, la divina volontà lì non c'è. Senza se, senza ma, senza postille, zero. Gesù dice: figlia, che fai? Tale e tanto l'amore e l'interesse che tengo di mantenere l'anima in pace, che sono costretto a fare miracoli per conservare l'anima in pace. Cioè, quando un'anima che sta in questo divin volere viene in qualche modo turbata dall'azione delle creature o dall'azione degli uomini, Gesù interviene, non vuole assolutamente che questo entri nel cuore. E poi aggiunge: ti raccomando di essere equilibrata in tutto. E fa degli esempi fantastici che sono evidentemente da applicare alla nostra vita. Lui dice: il mio essere è in pieno equilibrio in tutto. Ma voi pensate, dice, allora, ma come faccio ad essere tranquillo ed equilibrato con tutto quello che vedo in giro?
con i telegiornali che sento, con gli scandali che accadono nella chiesa, con quello che non lo so, che vedono in certe parrocchie, con i marasmi che vedono nelle chiese, con questo, quell'altro, eccetera, eccetera. Gesù risponde: ma scusa un attimo, ma Dio quanti ne vede di mali in atto? Li vede tutti, li vede. E Dio forse si agita? Il mio essere è in pieno equilibrio in tutto, dice Gesù. I mali ne vedo, ne sento, amarezze non me ne mancano, eppure non mi squilibro, non mi squilibro, non divento squilibrato, non mi altero e non mi metto a fare il pazzo, d'accordo, per risolvere un male o un problema, d'accordo? O a pensare che dobbiamo fare per forza chissà che o chissà che cosa, che dobbiamo togliere tutti i mali del mondo e se non lo faccio io non lo fa nessuno. Queste sono idee apparentemente buone, apparentemente figlie anche di Zelo, ma sono sbagliate. Dio non le approva. Questo deve essere chiarissimo nella nostra mente, perché se questo non è chiaro, noi poi ci andiamo a giustificare qualunque tipo di azione e pensiero, perché se ci sta un male che io devo togliere, devo evitare quel male, mi appare, va anche in buona fede come gravissimo, allora lì si sclera. Ci dimentichiamo che per noi cattolici il fine non giustifica i mezzi. Fine buono deve essere conseguito con mezzi buoni, perché io non mi posso mettere a fare il pazzo. Anche per combattere una situazione di ingiustizia gravissima, una situazione di iniquità gravissima, una situazione di pericolo incombente, non si può fare in questo modo. Non si può mai essere squilibrati. Prosegue Gesù: la mia pace è perenne, i miei pensieri pacifici, le parole melate di pace. Queste devono essere le nostre disposizioni uniche, custodia perenne della pace del cuore. Pensiero, non basta le parole, perché tu uno parla malamente, aggredisce, insulta, che ne so, fa le polemiche, eccetera. Quando prima di averle dette le pensa, cioè quando nei suoi pensieri ci stanno queste cose, non ci devono stare neanche nei pensieri queste cose, non soltanto nelle parole, perché se non controlliamo i pensieri, non controlleremo le parole. Quindi i pensieri sono pacifici. Quando vedo una cosa che non va, faccio una bella preghiera al Signore, dopodiché faccio un bell'atto di abbandono, faccio un bel giro nella divina volontà e eventualmente nella preghiera mi chiedo cosa posso concretamente fare nella divina volontà per dare il mio piccolo contributo al miglioramento, alla soluzione di questo problema. Se è possibile, questa è l'unica cosa da farsi. Continua: il palpito del mio cuore non è mai tumultuante. Il tumulto. Non c'è Dio nel tumulto. Anche in mezzo ad immense gioie, cioè non c'è mai nessuna esaltazione, nessun fanatismo, nessun eccesso, oppure ad interminabili amarezze. Non c'è nessuna agitazione, non c'è nessuna depressione, non c'è nessuna rivoluzione, guerra, combattimento, guerre sante, crociate da fare per risolvere i problemi. Questo c'è nella nostra volontà, non nella divina volontà. E il diavolo ci sguazza con queste cose. Fa e sta facendo danni enormi con queste cose. Noi non possiamo essere allocchi, ciechi, d'accordo? Che ci lasciamo infinocchiare come degli stolti dinanzi a queste parole. Prosegue Gesù: se non ti conservi in pace, io stando nel tuo cuore mi sento disonorato. Ed il modo tuo e il mio non vanno più d'accordo. Capito? Non vanno più d'accordo. Cioè io non sono d'accordo, sta dicendo Gesù, con modi di operare differentemente. Non importa nulla che nelle intenzioni siano posti in essere per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime, per il bene della Chiesa. Qui è dietro queste cose oggi, si fa di tutto e di più. Cioè, io rubo come sempre le parole a Papa Francesco, queste cose dobbiamo mettercele bene in testa, ma proprio bene queste qui, eh.
Questo capitolo bisogna, come dire, fare copia e incolla e tappezzarci la casa, in modo tale che non ce lo dimentichiamo mai, specialmente in questi tempi. Non si può operare con agitazioni, turbamenti, squilibri, fare cose da squilibrato, fare cose inopportune, fare cose che si capiscono che sono fuori luogo. Basterebbe a volte un pochino di buonsenso, perché il buonsenso entra anche nella divina volontà, eh? Perché la divina volontà non è che agisce da folle o da scriteriata, sarebbe una bestemmia solo pensarla, una cosa del genere. Allora, mi sentirei in te inceppato di svolgere il mio modo in te, e quindi mi renderesti infelice. Quindi non è che si dà gloria a Gesù, no, io questa cosa la faccio. Perché sì, lo so che devo fare un sacco di marasmi, un sacco di polemiche, però Gesù sarà contento, la Madonna sarà contenta. No, Gesù non è contento manco per niente. E la Madonna non è contenta manco per niente. Ok? La Madonna e Gesù sono contenti se si agisce alla divina, non alla umana. E questo è sempre il discorso simile. Amore e divina volontà devono andare d'accordo. Io non posso, in nome anche del mio amore verso Gesù, del mio amore verso il bene delle anime, del mio amore verso la Chiesa, uscire dalla divina volontà. Non lo posso fare. Perché quella cosa che, ti ripeto, è buona nelle intenzioni, diventa cattiva nell'esecuzione e nei mezzi che si usano. E per cui Gesù non è contento, dice, sai, andiamo a fare un marasma, mi prendo poi un sacco di insulti e un sacco di cose, però Gesù mi ricompenserà e sarà contentissimo, ma neanche per idea. Non è vero questo qui. Bisogna toglierselo dalla mente, perché Gesù non dice questo qui. Ma se uno ci pensa, non lo dice neanche nel Vangelo. Capite? Ma perché manda gli apostoli a due senza niente? E dice, quando non vi accoglieranno, cioè, andate via. Non dice minacciate fulmini e saette. D'accordo? Andate. Lo stile che incarnò San Francesco, no? Lo stile della minorità, che è lo stile. Ma Gesù che ha fatto? Che si è messo a fare il matto, a far fulminare la gente, a minacciare sto mondo e quell'altro. E quando lui è partito non c'era quasi nessuno che gli andava dietro. Pochissimi discepoli. Apparentemente un fallimento la sua missione terrena. Ma sapeva benissimo che siccome aveva operato bene e divinamente, quelli erano i semi, lasciava sulla terra ottimi semi e qualche piccolo germoglio e magari anche qualche pianticella, sarebbe diventata una foresta, sarebbe diventata. Perché quando noi agiamo alla divina non vediamo i risultati subito, i risultati li puoi vedere dopo 10 anni, dopo 20 anni, o forse tu non li vedrai, o forse li vedrai dall'altro mondo. Ma hai fatto operazioni divine e che dureranno e rimarranno imperiture nel tempo. E non hai combinato guai. E non sei uscito dalla divina volontà. E non ti troverai a dover rendere conto al Signore, quantomeno delle azioni se non delle intenzioni, pur avendo voluto, per quanto sta in te, fare il bene. Ma come diceva già Sant'Alfonso, non basta fare il bene, bisogna farlo bene. Vogliamo anzitutto ringraziare il Signore e Santa Vergine Maria per questa splendida lezione che oggi ci ha dato, veramente assai illuminante. Ti supplichiamo chiaramente di aiutarci a custodirla nel cuore. Ecco. In nessun modo dimenticare queste cose, tenerle presenti, radicarci bene nella luce della Divina Volontà, che è anzitutto pace, come abbiamo visto, ed è assenza di ansie e di irrequietezze, qualunque siano le circostanze che ci troviamo a vivere. Tu questo l'hai vissuto nella tua esistenza, aiutaci e concedici di viverla anche nella nostra. Nel
Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.